Mia storia rispetto all'impegno inizia negli anni 90, inizia dentro associazioni antirazziste, ero uno dei referenti di Nero e non solo, un'associazione che esisteva molti anni fa, esiste ancora però ormai con una minore attività. Nel 93 inizio il servizio civile, dovevo fare l'ingegnere però poi c'era qualche materia che non si riesce a superare, quindi devi fare il servizio militare perché ai tempi c'era la leva obbligatoria. Io faccio il servizio civile e lo faccio all'Arci Siciliana, dove ho incontrato un bel po' di gente che aveva in testa che era possibile cambiare la Sicilia. Bisognava essere sempre di più. Nel 94 l'Arci Siciliana inizia un viaggio, l'indomani delle stragi di Via D'Amelio, di Capaci. Voleva essere uno strumento che da un lato teneva alta l'attenzione ai fenomeni della lotta alla mafia, che portava solidarietà ai tanti che si erano impegnati e quindi erano a rischio anche di poter essere eliminati, visto che in quel periodo le mafie sparavano molto di più, ma poi voleva essere appunto quello strumento che andava incontro alla gente che in quegli anni si era arrabbiata ed era scesa in piazza e insieme a quella gente provare a riprogettare la Sicilia. Io sono salito su quel furgone che è partito a dicembre da Palermo, quindi da Capaci, e ha finito il suo giro all'Icata, non sono mai sceso da quel furgone e ci sono rimasto sopra. E io sono Calogero Parisi, sono il presidente della cooperativa Lavoro e Non Solo, che è una cooperativa sociale di tipo B che lavora in particolar modo con il disagio psichico. E dal 2000 gestisce beni confiscati nel territorio di Corleone e di Canicattì. La nostra è una cooperativa che è nata nel 1998 a Canicattì su un progetto fatto insieme dall'Arci di Canicattì e dal Dipartimento di Salute Mentale di Canicattì. E nel 2000 abbiamo cominciato questa attività qui su Corleone, stimolati dall'allora sindaco di Corleone che era Pippo Cipriani, quando arrivò il primo bene confiscato a Corleone, il nipote di Luciano Ligio, erano 10 ettari di terreno. In 9 anni di attività i terreni sono diventati 150 ettari. Fossero rimasti 10 ettari sarebbe stato solo un'attività molto simbolica e basta. Oltre ai terreni assegnati dal Consorzio Sviluppo e Legalità, che è questo consorzio di 8 comuni di questo territorio, dove Corleone è uno degli 8, dove produciamo grano, produciamo legumi, produciamo pomodori, uva da vino, fichi d'India, mandorle, che poi diventano prodotti finiti, diventano passata, sughi pronti, marmellate, vino. Nei prossimi giorni usciremo con le nuove etichette. Ci hanno assegnato un immobile confiscato ai nipoti di Rina, che già dall'anno scorso è diventata la struttura dove ospitiamo i campi di lavoro ormai per il quinto anno, e che vuole diventare anche un ostello per poter utilizzare tutto l'anno con i tanti che vengono a trovarci in questo territorio. Un progetto che abbiamo in collaborazione con Unicoop di Reno, e il pian terreno possa diventare un centro di aggregazione, provando a portare i ragazzi di Corleone dentro questi beni, insieme ai ragazzi di Corleone a provare a costruire anche altro. Questi devo fare ancora, dico, perché il gallo canta ogni mattina? Non lo so. Ah boh. Ma non mi chiedo. Sempre solo, si sveglia all'alba, è l'unico cretino che si sveglia all'alba e vuole svegliare no, anche gli altri. No, ce ne sono due. Ma sono che due dici? Che si svegliano. Ma sai perché canta ogni mattina? No. Il gallo. Ringrazio il signore che ha fatto la gallina senza mutande. Secondo me lui è differente. Attraverso l'agricoltura noi proviamo a fare alcune cose. Intanto la nostra missione principale, che è quella di una cooperativa sociale di tipo B, che deve e vuole garantire opportunità anche a ragazzi che sono considerati esclusi. Noi siamo convinti che non è così, perché poi in ognuno di noi ci sono delle potenzialità che possono essere tirate fuori, che messe insieme alle tante potenzialità degli altri possono essere veramente una ricchezza. Intanto in campagna, lavoro in campagna, si è tutti uguali, la campagna è bassa per tutti, bisogna chinarsi per raccogliere il pomodoro, bisogna chinarsi per usare la zappa.
Di solito si lavora in questi posti, però noi giochiamo anche. Dai ragazzi, che passi! Ano tipo! Tutti là sotto. Si mettono tutti qua per la foto. C'è nessuno dentro. Can you take a picture? Oh yes. Ma senza sorpresa, tipo the cooperative. Come on, anche le persone della cooperativa. Sì, certo. Sì, io ci chiedo il cappellino, si accomodi. E adesso lei manca. È ingombrante. Ci vengono tutti. Io sono ingombrante. Mi sta dicendo che c'è il culo grosso. Ecco. Un sorriso. L'incontro con questi ragazzi poi è stato quello che ancora di più ti ha motivato nell'andare avanti, anche nei momenti in cui ti chiedi ma chi me lo fa fare, perché poi ogni tanto succede. Per fortuna poi c'è questo gruppo importante che si sostiene anche nei momenti quelli più negativi. Ragazzi del campo, dove siete? L'altra attività importante che facciamo è l'animazione sociale su questo territorio. Noi negli ultimi 4 anni sono venuti qua a darci una mano oltre 1000 ragazzi che tra l'altro l'anno scorso sono diventati anche cittadini onorari di Corleone grazie all'amministrazione comunale. E centinaia di ragazzi che girano per Corleone con le loro allegrie, con il loro modo bello di affrontare le cose, dà anche, come dire, qualche voglia in più ai corleonesi di schierarsi da questa parte. Chi sta a guardare e non fa niente si schiera dalla parte della mafia, anche se non lo sa. We want to present to you these three as a representant, three young people who come from Bergamo, that is a town in the north of Italy. Florence. Florence? Florence. And Florence too. Sapete parlare inglese? Ve la sentite? Forza, spiegate un po' che cosa ci fate qua. So, this is the second year I come here because I liked the experience very much last year. And I think it's very useful from a human point of view because you get to know people you work with very well, and also you feel like your work
is some way useful, and this is very self-satisfying. Devi far vedere che poi non si è da soli, che siamo tanti e che in tanti la vogliamo cambiare. Quindi tu hai più coraggio nell'affrontare la quotidianità e anche più coraggio quando incontri per strada chi in questo territorio ha fatto quello che voleva. This association is Archie and have a lot of points in different city and town of Italy. And so you can take information by internet, or if you work in the local project with this association, you know about other summer project or during the year other social project, because all this circle are connected. You want to do other question? No. There is a lot of toilet here, you can but please don't leave garbage. And after we take the bus and we go to the forest with the shadow area, the trees. Ci fu un parlamentare siciliano che si chiamava Pio La Torre che pensò che per sconfiggere la mafia bisognava fare tre cose. La prima, bisognava riconoscere il reato, cioè uno è mafioso o delinquente e deve andare in galera. La seconda, che ai mafiosi bisognava togliergli i patrimoni e allora indebolivi, perché poi i mafiosi il loro obiettivo è raggiungere quanto più potere possibile, sia economico e non solo economico. E il terzo, un terzo strumento doveva essere che finalmente si poteva creare un grande movimento di massa che realmente riusciva a buttare fuori la Sicilia quei pochi mafiosi che c'erano. Lo ammazzarono nell'82 e 30 aprile, lui neanche vide l'approvazione della legge. La legge fu approvata il 13 settembre, dopo che ammazzarono pure Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dall'82 al 96 c'erano state una serie di sequestri di beni importanti, ma i beni venivano sequestrati, confiscati e diventavano patrimonio dello Stato, punto. Nel 95, grazie a oltre un milione di film raccolti in giro per l'Italia, l'Associazione Libera, Conciotti, Rita Borsellino, ai tanti che misero in moto questa grande associazione, costrinsero il Parlamento ad approvare la legge per l'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati alla mafia. Fine degli anni 90, quindi inizio del 2000, cominciarono le prime esperienze di riutilizzo che, anche se ancora sono poche, però vanno crescendo e vanno anche contaminando le altre regioni. Si iniziò in Sicilia, dove oggi ci sono 5-6 esperienze, ora c'è anche la Calabria, si sta anche in Puglia, in Campania e anche in altre regioni d'Italia.
Ma non si preoccupa, non è un problema. Ma non è che tu fa sentire di sale qui dentro, perché se no, Dio, la mia si sente la pistola. Che tele è? No, ma che tele? No, lui no, lui no. Lui no. Ma effettivamente si è bruciato tutto, qui non vedo più nulla. No, l'ho messo il ciuffo giù. Attività culturale, il circo dove i clienti giù le giubbe rosse di Corleone. Vabbè, le giubbe rosse no, ci fanno fare subito. Questo non è il lavoro, ragazzi, diglielo. Mariano, a chi tocca a me ora? No.